Oggi sono a Monbaruzzo a visitare questa splendida realtà, la cantina Tre Secoli, che appunto compie tre secoli in questi anni. Proprio qui è nata e qui abbiamo trovato delle cose incredibili. Sono molto contento del progetto sociale, del progetto dell'Asti Spumante che stanno portando avanti, perché coinvolge veramente tutti. Il senso della cooperazione è proprio questo, quello che noi abbiamo sempre detto: valorizzare i nostri territori, la nostra gente, uomini e donne forti e coraggiose che hanno fatto la nostra terra. Nel dopoguerra in questi posti si parlava di malora, raccontata benissimo da Pavese, da Fenoglio, e oggi invece vediamo realtà che sono cresciute, ricche, che hanno tanto futuro, soprattutto perché stanno investendo in marketing e in produzioni di altissima qualità. Quindi noi dobbiamo fare veramente gli auguri a questa grandissima azienda. Siamo molto contenti di essere qua come Regione Piemonte ad ascoltare i suggerimenti che possono darci tutti i contadini e i produttori. Siamo convinti che nei prossimi anni si possa continuare a crescere. Il turismo ci dà ragione, cresciamo del 15-20% su questo territorio, un territorio magnifico, non dimentichiamoci, candidato ed è patrimonio dell'umanità grazie al lavoro dei nostri nonni, ed oggi noi dobbiamo continuare su questa strada per poter fare bene e ancora meglio. Eccoci qua, una bella giornata sul finire della vendemmia. Stiamo raccogliendo in Tre Secoli le ultime uve che vanno dall'Albarossa al Nebbiolo e all'ultima Barbera. E siamo in questa realtà di Monbaruzzo, primaria sede, perché sede legale è Monbaruzzo, ma voglio ricordare anche quella di Ricaldone, perché è un polo di riferimento per la trasformazione delle uve Moscato, Bracchetto d'Acqui e Barbera, solo per citare quelle più importanti, per non fare l'elenco di tutte le altre, ma siamo in Piemonte, quindi tutto quello che riguarda il Piemonte e la nostra area dell'Alto Monferrato sono comprese. Una giornata splendida, perché c'è un momento dove la cooperazione incontra non solo l'istituzione regionale con la presenza del nostro vicepresidente Fabio Carosso, ma con la collaborazione e il coordinamento di Legacoop, importante partner di coordinamento tra chi produce e chi distribuisce e vende, che guarda caso con la presenza del direttore generale Graziani della Coop Nord-Ovest. Quindi che posso dire? Sono orgoglioso e contento di una giornata e un momento di incontro che è basilare per la nostra vita di cooperativa, per i nostri soci conferitori. Grazie. Noi siamo una cooperativa sociale di Bra, abbiamo incontrato la realtà di Tre Secoli grazie a Legacoop. In questa collaborazione, da questa collaborazione è nata l'etichetta, attraverso un laboratorio a cui hanno partecipato 5 ragazzi seguiti dal nostro ente in progetti di inserimento lavorativo e di propedeutica lavorativa, insieme all'aiuto di una psicoterapeuta e di un arte terapeuta, i ragazzi hanno realizzato un laboratorio, ospiti di questa struttura bellissima della cantina Tre Secoli. Al termine di questo laboratorio è nata questa etichetta, l'etichetta di questo Asti spumante biologico, che quindi unirà l'aspetto di attenzione alla sostenibilità del biologico con l'attenzione anche all'inclusione e al sociale. Oggi siamo qui per la presentazione di questo nuovo prodotto Asti di OCG dolce biologico della cooperativa Tre Secoli. È un progetto che quando ci è stato presentato abbiamo subito colto noi come Coop, è già presente da 10 giorni nei nostri scaffali, nei nostri ipermercati e supermercati di Piemonte, Lombardia e Liguria. Coop Consorzio e Nova Coop, che è la cooperativa del Piemonte, sono sempre sensibili e attenti ai prodotti locali. Per noi i prodotti locali di qualità sono un nucleo centrale nel nostro assortimento, sempre più strategico e importante. Io ai produttori locali dico che in questo momento di forte inflazione hanno l'opportunità di lavorare sulla qualità e sulla diversità di questi prodotti. È proprio per questo che abbiamo accolto e sponsorizzato questo progetto, perché dice qualcosa di diverso, dice qualcosa molto vicino ai nostri valori, che sono il valore del territorio,
il valore del biologico e quindi della sostenibilità del territorio e del preservare il territorio, e i valori solidali, perché questa etichetta è stata fatta da una cooperativa con degli obiettivi chiari, un'etichetta allegra, divertente e che siamo sicuri che nei nostri scaffali incontrerà il parere favorevole nei nostri soci consumatori.